il 91% dei sardi è fortemente interessato all'informazione locale. Il 60% di loro attinge le notizie di prossimità presso le TV regionali e territoriali. Quindi è necessario che questa rivoluzione tecnologica che riguarda il 5G e anche la nuova TV digitale sia data con un'informazione corretta. Il Corecom chiede una maggiore sensibilizzazione dei cittadini nel passaggio alla nuova era del digitale. Del tema si è parlato in un webinar organizzato dallo stesso Comitato regionale per le telecomunicazioni. All'inizio del 2022, infatti, saranno spente le attuali frequenze per fare posto al 5G. Le emittenti televisive verranno trasformate in fornitori di contenuti. I problemi riguarderanno anche i cittadini con la necessità, in molti casi, di un cambio della TV di casa. Andando sui canali 501, 505, 507, possono vedere se sono pronti per il passaggio. Se si vedranno i canali in alta definizione di Rai, Mediaset, Telecom e gli altri operatori di rete, vuol dire che non hanno bisogno di modifiche.